L'ultimo. E devo andare anche via. L'ultimo, The Last. The Last Guardian. The Last Guardian, davvero. Non ci si cura. Curati. Io buono. Aspetta un secondo. Ma ora c'è il campione. Guardate quanti mossi fanno sprecare. Lotte in doppio, ci sono il doppio. Sì, ci sono il doppio dei pipì sprecati. Allora me ne posso andare via di faro. No. Allora. No, no. Poi. Curiamoci fuori carte, perché penso che si potrebbe finire, secondo come va la storia. Mi sembra di essere uno che gioca su YouTube. Madonna. Però almeno non mi curo nelle battaglie, così è molto più semplice. Sfidiamo le leggi della natura. Dio santo. Rapid, rapid. Rapid. Welcome. Welcome. Spider-Man. Peppa, non so altro. Solo i più deni capiranno. Godiamoci la mia musica preferita di terza gen. Nabacio. 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 La c'è Sara. Guardate, livelli 80, ve l'ho detto. Ve l'ho detto. Ve l'ho detto, sì, ragazzi. Non è che non ci credevano. Vabbè, però. Psichico su di lui. Sì, ma non lo fa fuori. Comunque sì, conviene a metà velocità. Perché lui è coleottero erba, quindi li fa normalizzato. Cioè, non li fa, li fa da normalizzato normalmente. Che è di buono? Rain Dance, bisogna ricordarselo. Hyper Beam. Meno male non ce l'aveva Explode, ragazzi. Che è stabbato. Lo mettano a Paraset, lo mettano. A Madonna. Sara? Sara è Paras. Vabbè, Sara Sect. Sara Sect, di buono. appaiono sti cazzi meme ora. Potrebbe andare bene. Anzi, andiamo di Meteor, magari mi aumento l'attacco. E qui andiamo di Rock Smash. Anche se mi conviene a fare il contrario, però, Salutiamo Simo HC90. Ti consiglio di vederti la live se sei venuto ora. In tutti i sensi. Quando finisce, tanto la trovi su Twitch e poi le carico su YouTube per coloro che non sono riusciti a vedersele. Boh, è tolto tanto, oddio. Speriamo non si... C'è la pioggia, ragazzi. Ci vuole tanto adesso. Dio buono. Ci potrebbe anche confondere. 20% di chance. Sei venuto. Lui l'hanno fatto forte. Tipo quelli meno forti. Lui riduce le mosse fuoco. Io continuo di Meteor e poi di Rock Blast. Forza, fallo fuori. Ragazzi, al 100 Armaldo, Ginzo Armando. Aumentati l'attacco. E so, da un petardo in culo. Ehi, c'è la pioggia. Anche se è super efficace. Quanto cazzo toglie? Io buono. È Torqualdo rotto come quello di Smeraldo, ragazzi. No, se passa, lo facciamo fuori. Ma crepa. Ragazzi, stiamo vincendo. Ha fallito, ovviamente. Thunder Punch. C'ho neanche pugni. C'ho nulla. C'ha le orecchie. Allora, Nidoking, interessante. This is fucking interesting. Allora, siccome Nidoking non gli faccio nulla, proviamo a fare Brick Brick su di lui. Cosa sta facendo? Ancora con questo cazzo di... Non l'ha fatto fuori, lui c'ha tanta difesa. Neanche lui lo fa fuori. Però almeno li blocca centripugno. Ho capito, quella macchina con la sua forza. È vero. Com'è? Sandstorm, sciamette il 50% di difesa speciale a Ginzo. Stupidi. Con una meccanica segreta che nessuno conosce. Perché è un tipo roccia. Quindi l'aumenta anche a Nosepass. Vabbè, qui... Aspetta. Andiamo di Furicutter. Mi sa che non si fa fuori, però.
Meno male. Almeno ci si potenzia subito. Nel caso che patiasse qualcuno rotto. Dai ragazzi, abbiamo quasi vinto. Ringraziamo 24 spettatori. Sono rimasti 2 ore e 44 di live. Porca miseria, Cazzo, 3 ore di live. Che buono, tra una cosa e l'altra. Però anche poco, pensavo di riuscirci a arrivare qui io. L'ultimo Pokémon. Rapidash, lo distruggiamo. Mio amore. Sto campione ha preso lezioni dall'Oshet, è vero. È vero. Ma chi è sto io? L'Oshet 25, madonna. Ma chi è? Allora. Who is it? Senti, potrei fare una cazzata. Però voglio vedere che mosse c'ha. Magari fa volo, fa rimbalzo, così sparisce. Over it. Però che sta piovendo. Over it, ragazzi. Vampata. Cazzo. Lo attacco, si fa fuori. A meno che non si fallisca tutti e due. Però con lui voglio fare psichico. E con lui, ovviamente. Rock Blast. Vai, è il momento decisivo. Ciao. Sanguinamento gengivale. Ce l'abbiamo fatta. L'ha fatto chiedere da ultimo. Ragazzi, abbiamo vinto, porca puttana. Come avevo detto. Grande. Solo con le cure. Cioè, solo con le cure si può superare sto pezzo. E io devo andare. Salutiamo Yupanic che ci ha aiutato in questa sfida degna. Vi ricordo di iscrivervi al suo Twitch, perché fa video interessanti sul mondo musicale. Gioca Clone Hero, un gioco bellissimo dove potete chiedere le vostre canzoni. Quindi buona continuazione. Ciao. Ma la guarderai da casa? Sì, ovvio. Almeno vo' a cacci leggendari. A caccia di veleno. Sì, domani devo mettere il finale. Dio santo. Mamma mia, che delirio, ragazzi. Che delirio. Mi fai vedere un secondo se è tutto a posto. Sì, è tutto a posto. Ragazzi, abbiamo vinto la doppio con Spokon Smeraldo. Madonna, vi è piaciuta questa sfida? A me tantissimo. Veramente tanto. Ma vai in culo. Ah, ci andate via, una baci della merda. Già, rimane Rocco. Rimane grande Rocco. Salutiamo By Angel che ci ha aiutato tantissimo questa live spammando le regole. Ti aspettiamo nelle prossime. Ci abbiamo fatta di buono. Quante ore di completamento ho fatto? Non ho visto. Ora, per chi non lo sapesse, in questa schermata appaiono solamente Pokémon che uno ha catturato. Ninja, se si vince, Dio Cristo, perché almeno vendico il vecchio del meta nella Psycholoch. Dio Cristo è stato brutalizzato al primo Super 4. Perché, ragazzi, porca miseria. Cioè, in questa lock mi è andata bene che non è morto nessuno. L'abbiamo fatto fuori. E stavo parlando, me ne ero neanche accorto. Oh, ora ragazzi, benvenuti. Perché nella sfida vera, perché nonostante Adriano, nonché il dottor Mozzi, ragazzi, sentite la sua voce che sta arrivando. Allora, nonostante il dottor Mozzi sia rotto come il culo, No, nonostante abbia tutti i Pokémon acqua, c'hanno delle contromisure assurde contro i tipi erba, ragazzi. C'hanno tutti Bora, c'hanno tutti Gelo Raggio, c'è Tentacruel velocissimo. Ragazzi, sapete chi è l'unico che riesce ad attaccare prima i Tentacruel? Spaccatope, perché c'ha... Oh, perché c'ha... 168 in velocità. Ragazzi, ma è assurda questa ossa, è velocissimo. C'aveva almeno 130 in velocità, non so perché. Quindi, allora, se non partiva con uno che c'ho a Bora, potevo resistere un colpo, boostarmi con Fiammifera e andare dritto. Però non ero sicuro di shottare, ragazzi. Questa battaglia sarà importantissimo spaccatope. Prevede di sacrificare qualcuno, purtroppo, perché se no non riesco a vincere, non riesco ad andare avanti per far fuori Tentacruel. Però tanto lo sappiamo, chi muore in questa lega, ragazzi, non conta
nella morte futura se continua la serie per andare a battere Rocco. Difatti questo team che vedete lo vuole usare tutto contro Rocco. Nonostante abbia tutti i tipi acciaio, nonostante sia molto difficile per noi. Però siamo pronti, porca miseria, che l'RNG sia con noi. E tutto, guardate. Siamo di fronte al dottor Mozzi. E ora che ci vuoi fare? Ma per piacere, faremo vedere il potere del punteruolo rosso di Cristo. Le palme in Italia, cioè, ma guardalo. Ragazzi, uno se vuole farlo in testa sua, ma è liberissimo, ma ci mancherebbe culo, altro. Dottor Mozzi di merda. Poi ma vieni qui. Ma venite qui. Ecco. Wylord è rotto merculo per con lo sciotto. Speriamo faccia sdoppiatore se si fa fuori da solo. Io nel mentre però mi puppo tutta la sua vita perché c'ho un sacco di PS. Quindi anche se tolgo un terzo e mi puppo un sacco di vita. Guarda, ho tolto ancora meno. Ora non si fa fuori da solo. Ah, Rain Dance, vabbè, tanto qui mi sembra che non ci sia nessuno, a parte Ludicolo forse che raddoppia la velocità sotto la pioggia. Ecco, anche Ludicolo è tosto, perché lui c'ha... lui fa doppio team a fo, ragazzi, c'ha gelo raggio. Quindi... però noi siamo più veloci. Quindi vaffanculo. Cioè, favorito, eh? Perché ora si bypassa anche Tentacruel di velocità, però non si toglie nulla, ragazzi, ovviamente. Anche con Giga Drain non si toglie nulla, perché lui ha tanta difesa speciale. Dio Cristo. I Pokémon Dottor Moss sono troppo dopati. Che l'ha fatto fare la dieta dei gruppi sanguigni a questi imbecilli. Non si riesce più a fare nulla. E allora dai, ora le finisco, eh. Oh, non mi ha neanche colpito. Ma fai schifo. Vedi, lui poteva andare di sdoppiatore. Ha cambiato la sua intelligenza artificiale. Allora, il Pokémon più pericoloso è Tentacruel. Per noi, eh. Grande ovviamente popolo, perché qui c'è anche Milotic che è potente perché lui c'ha un sacco di è molto bulkoso, c'ha tossina, c'ha geloraggio, c'ha tutte queste mosse bastarde, ci danno tutte noia. Allora qui prevede il sacrificio di Donan, quindi purtroppo il grande Donan deve andare al demonio. L'unica cosa che posso fargli è questa. Mi toglierò un terzo, ma neanche. Guardate, ma a quanti livelli devo essere superiore? L'ho fatto tossina prima perché è bastardo. Io però so già come ucciderlo. Io so già come ucciderlo. Io Cristoforo. Allora, ti dei move. Che per ora sta andando tutto bene nell'RNG. Dai, mi uccidi. Oh, perché se cambio Pokémon, ragazzi, a parte un colpo... potrebbe reggere. Guarda tanto mi toglie. Madonna. Ma neanche ne scine panettone. Non riesco a fare nulla. Il grande Donan ci saluta. Però è necessario. Si è sacrificato per la squadra. Perché io metto Baccellone. Che ovviamente c'ha sabbia soffice. Così ti tolgo 120. Ti tolgo 220. Ma porca puttana. Voglio che ti ho fatto tossine. Tanto vai al demonio. Voglio fare tossine. Io potevo mettere anche Sceptile, che era più veloce. Faceva coso. Faceva terremoto. Ma non ero sicuro di farlo fuori. Allora, ragazzi, ora può andare in discesa e basta, eh. A parte che un capitano sorprese del cazzo. Però sta andando tutto secondo piani, finalmente. Qui che si fa? Si perde tempo. Tanto, guarda, tanto ci toglie, eh. Ci toglie tantissimo. Anche se abbiamo Giga Drain non gli si fa nulla. Si toglierà un terzo. A parte siamo anche tossinati. Quindi non si resiste più di tanto. Anche Baccellone deve salutarci in questa battaglia. Guardate, sono grossi come il culo. E sono lenti e sono velocissimi. Dio Cristo. Lui tra l'altro c'ha l'abilità che se subisce uno status ne metta del 50% la difesa. Pensate quante cazzo è rotto. Non ho tolto nulla. Ma quale self? Ma quale self? Allora, qui entra in gioco lo spaccatope che lo fa fuori con attacco finalmente. Lo shot anche con un colpo a piena vita, ragazzi, per fortuna. Quindi almeno con tu fallisca col 100% di precisione e tu vai a fanculo. Cristo, questi colori
Ma porca puttana, solo il dottor Mosley, vabbè, ma levati dai coglioni. Ecco. Posso cercare di fare una cosa diversa. Mettere Cristoforo, perché lui si continua. Lui continua a accusare. Guardalo, è stato trollato esattamente. Così almeno abbiamo dovuto. Diamo un senso anche a Cristoforo in questa battaglia. Te ti continui a accusare? E io vado di differente attacco. Ma che cazzo attacchi fai? C'è il raggio di Cristo. Imbecilli. Oh. Ora userò Giga Drain. Guarda quanto li toglie. Ma per piacere. Sì, sì. E doppiati. Tanto sei l'unico che lo fa, vero, in questo gioco. Ma tanto io ho le contromisure. Dio Cristo. Guardalo. E io ora fa. Io avevo di Giga Drain che non colpisce. Perché ha fatto un doppio team e cosa avesse fatti 10. Ma oddio! Come ho fatto? Quanto li toglierò? Metà vita? Ma neanche, ma per favore. Ora si cerca di. Guardate, Quick Claw. Non lo fa fuori, ovviamente. Ma che schifo! Ma Cristoforo non doveva combattere. Infatti Cristoforo in questa lega non mi è servito. Perché c'è. Guarda, e continua a curarsi, ovviamente. Perché c'era il grande Shifty contro Esther Esposito, la moglie di Richard Benson, che poteva essere molto rotta. Che quegli spettri lì ti infliggano le peggio osse. C'hanno anche un attacco che se li fa una mossa e lo uccidi, ti azzera pipì a quella mossa lì. Oh, ma lo devi far fuori. Lo devi far fuori. Lo devi fare fuori. Ancora. Ma, ragazzi, ma com'è possibile? Cioè, ma com'è possibile? Ma come cazzo è possibile? Ora si spera che Geppetto sia più veloce. Dio Cristo. C'ho fiammifero. Ora so che farti. Lo rendiamo utile. Lo rendiamo utile. Sta mossa di merda, dici Geppetto, ma perché non li metti per raggio, Dio Cristo? Ma quale per raggio? Guardate la sua utilità. Guardate la sua utilità. Ma attaccava prima tutti. Oh, ragazzi. Ora e si ride. Però non posso mettere il Pokémon che voglio io. Che ne si fa questo coglione? Io posso provare anche a boostarmi. La facciamo in modo diverso. Anche se quell'altro c'è il tipo volante. Però. Perché c'è Gyarados finale. Ma qual è per Beam? Che non fa un cazzo Gyarados con Hyper Beam, figurati te. Mi sono anche boostato. Guarda quanto toglie. Ma è rotto. Ma tanto noi ci abbiamo. Allora. Tra l'altro spaccatopo non mi è servito a nulla perché. Ma. Vabbè, tanto. Comunque guardate, stanno morendo tutti, Li tolgo un sacco di danni, Dio Cristo, neanche lui riesce a capire quanto li tolgo, viene brutalizzato prima. Appunto, parlando di brutalizzazione, mi ha chiamato il grande Brutal Mario, che vuol tornare sui livelli segreti di Super Mario, o meglio, di Brutal Mario World, dopo 2 anni, ragazzi. Quindi aspettatevi grandi cose sul canale di Del Metal e non sparite dannabacci bastardi. Allora. Io farei una cosa carina. Tanto lui si boosta. A parte toglievo di più con Leaf Blade. Però almeno si riduce la velocità, che tanto lui se la alza dopo. Perché usa Drago Danza. Ecco. Per un tuo problema di cervello, sai che entrerà grande Shifty. Che ti farà parecchio male. Perché c'ha Rocket Tomb. Che speriamo che non fallisca mai. Quando si sono messi a mangiare reali, ha fatto anche il critico. Ragazzi, guardate il critico quanto toglie rispetto a una mossa normale. Tutti quelli che c'erano nella. Allora. Proviamo a far finta, ma tanto gli toglie lo stesso danno, più o meno. Ma sono le leggi della che tanto natura, si ricaria. Qui può andare male, ragazzi, con dei critici. Perché lui continua a cariarsi. Continua a cariarsi, può fare terremoto, iperraggio, dragodanza e surf. Quindi va, boh. Vediamo un po' come va. Ma quanto come? Cazzo li toglie? Ah, infatti, No, qualche volta è critico, te lo fa anch'io. Ma dottor Mozzi merda. Ma crepa nel succo di frutta. Ma guarda. Sono milioni di anni.
sicuramente sono. Ma quali gruppi è sangue? Io vado avanti a cereali e tutte le albicocche nel muso. Ma Dio Cristoforo, abbiamo vinto questa locca. Dio boia, finalmente si vince anche noi. Non si vince solamente le locche d'annabacci. Come ho dei leoni, come l'acqua Loc, come la Satan Loc, come la Glicio, che è la Loc più nabaccia di tutti e quella più adorata. Come che cazzo c'è poi? Degli altri mammiferi o degli altri. Non lo so, boh, ho fatto 8000. Va bene. Ma levati da coglioni, finalmente la prima Loc che vinco dove so dove giocato bene, Dio Cristo, con una strategia precisa, non a caso, senza le cure, perché ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Se faccio questa lega con le cure, ma quanto cazzo facile diventa? Ma voi non avete idea? Sapete che vuol dire trovarsi con tutta la squadra curata dopo una battaglia? O durante? Ragazzi, rende il gioco troppo semplice. Ma porca miseria se lo rende semplice. Ma Dio Cristo, ora che abbiamo estirpato il dottor Mozzi che ha posseduto questo nabbaccio che credeva alla dieta dei gruppi sanguigni, ora porca miseria, e dovete ammirare l'armata della frutta. Guarda, ma è contento. Tutto fruttosi addosso. Io voglio andare a distruggere il rock, porca miseria. Ah, giusto. Poi che era andata anche la cascata in meteora per dragartigli, ma tanto. Che non parava solo Sceptal, ma tanto mi serve a nulla. Perché Sceptal mi serve. Lo volevo usare per altri scopi con quella mossa lì. Però alla fine non mi è servito, perché faceva veramente tanti danni con Leaf Blade, con quella cosa lì. E meno male che nessun altro c'aveva grandine e roba simile, se no lo faceva fuori con un colpo per entrare in campo. Abbiamo vinto, Dio Cristo! E se la gente ci crede che è la prima volta che recco, cazzi tua, cazzi suoi, anzi. Oh, ma che cazzo, e ci voleva una vittoria, Se no, poi i nabbacci ci prenda più sul serio. Vediamo se devo ristuprarlo un'altra volta, Sono messo anche bene, nonostante tutto. Il suonatore ha avuto sfortuna e non imparerà mai oltraggio alla corte. Quanto gli mancava? 4 livelli, vabbè. Via, si mette l'eggfish allora, si è detto. Vediamo se ci sa un biffa. Vediamo se ci sa un biffa contro il campione. Ragazzi, non so che cazzo aspettarmi. Non so che cazzo aspettarmi. Che il gioco fa valere le regole quando cazzo ripara a lui. Ma com'è possibile? E mi devo incazzare 3 volte. Madonna! Dio cane! Dio cane, Madonna. Io devo vedere sta roba. Madonna puttana, madonna. Ma è possibile una cosa del genere? Ma è possibile? Ma poi come opener, cioè io non lo so, ragazzi, io non so. Non so cosa fa. Ok, questo è forte, comunque. Questo almeno è forte. Meno male c'è il Pokémon giusto. Se non c'hai fuoco e l'Hottest, io non lo fai fuori, ragazzi. Ma vi sembra normale una cosa del genere? Il Pokémon di Rare Frankie. Quindi le nostre battaglie a confronto. Le nostre run a confronto. Questo ti fa male però, Ma io non lo so. Smart un cazzo, madonna.
Ora vi faccio rivedere le regole, Dio Cristo. Non è possibile. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Non è possibile. Ecco, tra l'altro vi faccio pure... sono un coglione qua. Ma mi fa fuori. Mi fai fuori lo stesso? No. Perché c'è 400 di stat base, capace. Ragazzi, nel team originale di Adriano non c'è nessuno con 400 di statiste base. E il gioco segue le statistiche base originali per randomizzare i Pokémon. Quindi ci devo mettere o un'alternativa di Tentacruel, o un'alternativa di Gyarados, che è un 540, un'alternativa di Milotic, che è un 540. Ma io con chi cazzo parlo, madonna? Cioè, ma con chi penso aveva a che fa, Dio Cristo? Oh, Blaziken è degno. Ma l'unico per ora. Dio cane. Tra l'altro qui mi capita abbastanza bene che lo fermo un po'. A meno che non abbia... ciaffata demoniaca. Sbusta. Fallo fuori. Potevo mettere anche Leg Fish qua. No, perché mi fa fuori le mosse lotta. Dai. Farfallone. E si chiude. Si chiude in bellezza. Farfallone, chiude la live, eh. Mi sa che davvero la prossima volta devo fare una sfida su questo gioco. Devo farla qua, ragazzi. Devo farla in questa categoria. La devo fare qui io. La devo fare qua. Non qui. Nei giochi marci la devo fare. Nei giochi marci. Ma puttana madonna. Vale, questo lo spacco totalmente. Ma mettici Bronzong, poteva essere un degno avversario. Dio cane. Ma quanto sta Bronzong di statiste base, ragazzi? Ma perché sennò sembra coglione io. Quanto sta Bronzong di statiste base? 350, 400, 400 mi sembra già tanto. Beh, con Fradibus non è neanche alto, mi sembra sia un 500. Completamente distrutto, tra l'altro. Ma a parte no, mi fa male anche lui. Al 48! Al 48! Dio cane! Ho vinto la sfida più difficile di Pokémon! Ho vinto la sfida più difficile di Pokémon, mamma! L'ho vinta con un gioco totalmente randomizzato! Bellissimo! Dove appunto... Dio madonna, Dio! Sono tutti Pokémon randomizzati degnamente. Non mi basta mettere la regola della Smart Randomizer. Una sfida incredibile. Che guardate come cazzo sta diventando. Nel senso. Boh. Ma tu metti a seguire i parametri originali di Pokémon? Ma che? Ma che? Ma noi che creiamo. Cazzo di Smeralda, Emerald, Crest. Sappiamo neanche che cazzo sono le statistiche base. Porco Dio. Mettiamo la regola a casa e poi non valgono. Cioè, Dio cane, abbiamo creato nel di Emerald Crest, abbiamo creato il randomizer interno al gioco più fiero del mondo, che però funziona una volta su 10. Quindi andiamo avanti. Perlomeno qualche battaglia fera c'è stata. Mica Alice, ragazzi. Alice. Top avversario. Basta. Cioè, ce ne sono stati anche altri. Ma Dio cane. Ma come cazzo ragiona sto gioco? Cioè, io mi aspettavo delle ossa stratosferiche alla Lega. Mi aspettavo il delirio più totale. E guardate che cazzo è. Il delirio c'è stato, ma in altri modi.
In altri modi c'è stato. Aspetta che mi chiami perché mi spacco la testa, prima o dopo. Comunque, a parte gli scherzi, guardate il team Fiero si è tirato su, Guardate il team Fiero si è tirato su. Il grande Rottone ha fatto un sacco di macello. Quindi, i morti chi sono stati? Ma Champonix e una... E la pre-evoluzione di... come cavolo si chiama? Di Araquanid, che anche lui poteva fare un botto. Story mode. Vedi, level cap c'è, ma non funziona. Che vuol dire rookie? Porco Dio. Che faccio schifo. Sì, perder lui lì. Via. Ora, qui è un casino, ragazzi. Perché Camomilla è al lastrico. Uno switch non riesce a reggerlo, quindi qui deve capita gente più lenta. Allora guarda, qui ci vorrebbe rapida artigli, però però dai, se riesce a resistere magari si richiappa un pochino di vita. Vediamo se ce la può fa. Vediamo se ce la può fa. Da Rocco non ci vado, ragazzi, perché anche lui c'ha livelli bassi, quindi cazzo me ne frega. Però tanto non si possono cambiare queste ossa, vedi, hanno programmato questi livelli qui. Cioè sono passati dal livello 86 al livello 50. Ma che è successo, madonna? Sono pentiti? Sono pentiti? No, no, mai, io non ho mai detto queste cose nelle short. Fa Lynx, questo è tipo lotta, merda. Ecco, anche i tipi lotta rompono il cazzo, ovviamente, la nostra sfida. Ragazzi, questo è più veloce sicuramente, quindi... leggerà la kill, farà una mossa lotta, ma io non ho di meglio da mettere. Quindi... mi sa che Camomilla verrà sacrificata al demonio per questa cosa qua. Cross combat, ma un po' più forte. Allora, si è ridotte le difese, ci vuole gente, l'attacca subito. Gente veloce, fammi vedere. No, ho sbagliato! Madonna, volevo le informazioni! Volevo le informazioni io! Ok. So fosse più veloce sta merda. Vaffanculo, vai. Ho mi schilcato. Squacabelli. Grazie, coglione. Grazie, stupido. Guarda, me ne approfitto anche di questo. Guarda, sono qui. Bravo Tocco. 48, perché è ancora più basso? Ma continua a scendere, ma che succede? Un altro, Dio Cristo. Un altro, porco Dio. Un altro, Dio Cristo. No, un altro. Un altro, ma che team è questo? Madonna, ma che team è? Ma che team di merda è per un campione? Ma affogati nell'acido. Ma che schifo. Ma che team è quello? Madonna. E io devo sentirmi fiero di aver vinto contro un team del genere. Sì, ovviamente. Quindi andiamo avanti. Via. Si è vinto questa sfida, ragazzi. Con un team bellissimo, comunque. Mamma mia, ragazzi. Ma che cazzo è successo? E male, ma che continua ad attaccare come una meteora e nessuno ha il coraggio di fermarlo. Dio Cristo. Allora, Frankie, stasera si è fatto il record. In un'ora ho fatto... fatta travissale la palestra è qui e quindi ora parte la smart randomizer, si parte subito, si testa un attimo, si vede un attimo che succede. Beh, al filo di Milo, no, fatti, cioè boh, ha digevoluto, madonna. Ciao disastro, ma dormi bel bambino, che cazzo. Non so che come continuarlo. Non lo so che è successo, boh, sempre peggio. Cioè, nel senso, io metto il cap obbligatorio a questo punto perché non ha senso. Comunque, ragazzi, vedi, nonostante tutto, ci stanno per far fuori, quindi... bel team, comunque, Dall'altro anche in questo team sono sopravvissuti due Pokémon più rischiosi, ovvero... Me le devi far vedere, però.
ovvero Mr. Pedo ed Eren, madonna. Story mode, difficoltà easy, non è easy ragazzi, è solamente customizzato. Infatti l'abbiamo visto all'inizio. Rank Legend. Porco Dio, madonna. Il Rank Legend, madonna di Dio, guarda. Giusto perché è Legend, posso fare anche qui, posso flexare i muscoli leggendari. Battaglie totali 304, battaglie vinte 299, battaglie pezzo 5, probabilmente, ma chissà contro chi ragazzi. Ma chissà contro chi, magari contro il cazzo di... contro quel Pokémon 55. Che cazzo sto facendo? Non lo so, madonna! Non lo so! Non lo sa neanche chi ha programmato questo gioco! Non lo sa cosa ha fatto la Lega! Non lo sa! Non lo sa che cazzo ha fatto la Lega! Lui non lo sa! L'intelligenza non entra in questa programmazione! Non entra! Io poi, tra l'altro, ne ho uscito Drago, che è uno dei typing con le statistiche base più alte! E ovviamente... Era un po' difficile perderla. Era un po' difficile. Però abbiamo avuto solo 3 morti in questa sfida. Abbiamo avuto, allora, il prematuro, come si chiama? Non me lo ricordo più. Quello con pantaloni Scrafty, quello a fare lì. Poi c'è stato vabbè, Dragapult, perché ha rischiato. Ce la poteva fare ragazzi, ce la poteva fare benissimo. Fammelo vedere, che non mi ricordo più. Ah, è il leggendario Sufficino, ragazzi. Il Sufficino aveva veramente una speranza in questa sfida. Però Dio cane è morto subito. Vedi, lui potrebbe essere, a parte no, per la resistenza no, ma potrebbe essere un buono start per la Smart Randomizer. Te non hai ancora capito, Mr. Mime, come funziona la faccenda qui. Loro hanno gli strumenti perfetti e te non le vedi perché le facciamo fuori. Ma c'hanno la Life Orb, c'hanno la Focus Sash, c'hanno anche avanzi alcuni, c'hanno Quick Claw, c'hanno il Bitorzo l'Elmo. Tra l'altro, abbiamo notato ieri, Adriano, siccome c'ha tutti i Pokémon H ovviamente, c'ha le mosse Z con le Pokémon H. Quindi se esce a caso nel suo team un Pokémon Acqua, lui usa la mossa Z sulla mossa Acqua. Capito? Quindi col cazzo che vanno avanti, cioè, ma stiamo scherzando. Posso usare quel che mi pare qui, di questi strumenti. Ma il problema loro sono mi fanno male, mamma mia, cioè. Intanto siamo al campione, madonna. Dove mettermi, Mime? No, ma io non ti odio, però ti faccio capire come gira il mondo. Perché sei cieco dalle seghe. Mi dissocio. Allora... T'hanno troppo trastullato quelli della Casuarmon, te lo dico io. Altro che PIL e prodotto interno lordo. Altro che PIL e prodotto interno lordo. Via, si spreca un turno lanciando la Pokéball. Meglio io sì, ragazzi, non so che fai io. Ok, ci siamo, via. Ci siamo. Mica un pomo del genere è arrivato così lontano, ragazzi. Tranquillo, Mr. Mai, non ti ho da nessuno. Non ti ho da nessuno. Io lo dico per battuta, si scherza. Però nei miei scherzi c'è la verità. Non la puoi usare la ball, mi sa. No, mi sa, qui invece sì. Qui la posso usare. Nelle battaglie in doppio non posso. La casa Armon dove trovi 3000 strumenti utili, ma 2090... 1999 non le puoi usare. Anche quello. Spoink, va bene. Ok, comunque i livelli sono equilibrati. Bravi, qui hanno fatto una cosa intelligente. Una volta saputo questo, almeno non sto a impazzire facendo fuori tutti, capito? Durante l'avanzata. Però ovviamente dipende da Pokémon che capita. Per esempio Vileplume, anche con tutti questi livelli di differenza, avrebbe avuto grossi problemi uguale alla Lega. Allora, Pokéball, Master Ball ovviamente. Via. Safeguard, oddio. A parte non faccio status. Senti,
E io devo... attenzione, eh. Mi scotta? No, perché non è da contatto. Ah no, quello è Sharp Beak, quindi lascia perdere. Buono più uno. No, le bolle posso usare perché si sono già lanciate a Grimer, capito? Buono più uno. Vabbè, qui è... Stiamo avendo un RNG estremamente favorevole alla Lega. Non è mia colpa nostra, cioè. E io continuerò così. Cazzi vostri, ma quante sfide ho perso, madonna. Voglio dire, sento Grimer. Allora, se viene Grimer, ragazzi, top lore, eh. Raiperio, vedi? Intanto, questo sfonda, zitto zitto. Non sono sicuro neanche di farlo fuori. Forse almeno se facevo più 3 d'attacco speciale, con altre mosse. Vedi, vedi? Si è ridotto la... Metronomo? Oddio! Crunch! Metronomo? Ma perché? Ma perché, oddio? È pazzissimo lui! Pazzissimo! Adriano, hai rotto il cazzo! Guarda che schifo! Ok. Questo mi resiste tutto. Non lascio l'attacco boostato. Sfondato tutto! Sta sfondando tutto! Ultimo, eh? Ok. Traccia? Merda! Quindi non tolgo nulla a questo. Però non posso rischiare, ragazzi, eh. Potrebbe avere qualsiasi mossa possibile. Ma che GG, aspettiamo, non è detto. Non mi ha detto, eh. E invece è detto. Abbiamo vinto la Dark Kaizo. Incredibile. Al 50° try. Dai, Mr. Mind, dimmi ancora che la casa non si può vincere. Ma io di Del Metal intendevo la casa Aromon, ovviamente. Quello non la vince nessuno. Top. E io sono Pinocchio Finocchio. La checca regna, ragazzi. La checca regna. Dobbiamo cambiare il record massimale. Bisogna mettere l'immagine della checca con scritto record Hall of Fame. Ragazzi, ora si fa... Ora si va da Rocco. Si va da Rocco con Grimer, però. Vediamo se ci si fa in tempo. Non so se è già disponibile. Vieni qua. Questo giro l'ho preso, eh. Questo giro l'ho chiappato. Che schifo, era lì. Che schifo. L'abbiamo trovato un'altra volta, ovviamente. Ah, ma di Demmel. Tu hai usato Black Sludge. Non ci sta nemmeno il cap. Rana invalidava da Kaizo Police. Rank rookie? Che vuol dire rookie? Questo sono fuori. Merda, eh. Originale. Oddio, ne ho più 5 d'attacco. Avrei fatto fuori anche Wobbuffet.
Tensione al massimo, proprio. Sprittato, madonna. Sprittato. Sprittato. Questo è uno psico, eh? Via, ormai tentacolo ti si sacrifica, mi sa. No? Che tipo è? Psicoacqua, forse? Sì. Oddio. Andiamo un attimo. Metà vita, dai. Ci sta. Non è psichico. Fai una gambit. Va bene. Grazie. Ma poi mi fa fuori, eh. Qui tanto l'andà di stab. C'è la stardi. Ma forse c'è una... Non c'è la sabbia fiume. Madonna, resistito anche con questo, eh. Sappiamo chi mette, eh. Sappiamo chi mettere. Bypassa, bypassa boost. Nel momento. Tre Pokémon. Ok. Tu gustarmi, accidenti a me. Rocky Helmet. Dio cane. Faccia molto meno danno se mi colpiva fisicamente. Ok, ma ci sta che non lo fa fuori. Ci sta che non lo fa fuori. Minchia, ci sfonda King Kong. Di pettoli di più. C'ho più due d'attacco, eh. Metà vita voglio vederla, però. Dai, alla fine, Kiko, però guarda come resiste. Ma come? No, dai. Pure sta roba. Pure sta roba, cioè. Pure sta roba. Ho avuto culo. Che c'era un tipo acqua, è capitato un tipo acqua e quindi può fare ste robe. Guardate come è dovuto morire Burundi. Guardate come è dovuto morire Burundi. Via, si inizia e finisce con lo starter. Cazzo vuol dire? Cazzo vuol dire?
Simone, guardati la serie. Non posso rispondere a domande così adesso. Ok. Allora, 160, 120, no, 140 questo. La mia prima lega senza strumenti, col cap, a livelli così grossi. Bravo Sebastiano, cazzo, che c'eri. Madonna, a un certo punto mi ha fatto veramente paura, ragazzi. Veramente tanto. Non si toglieva niente. Madonna. Madonna, King Gambit, Garchomp. E... però si è vinto. La prima dual monotype portata a casa. Cazzo, peccato che ora è tardi. Via, farò il sorteggio adesso. Lo faccio velocemente. Madonna. Mamma mia, che cazzo si è fatto, ragazzi. La mia idea era ovviamente portarmi superiori di livello. Il coraggio è stato meritato. Mamma mia, ragazzi. Dio cane. Cazzo abbiamo fatto in questa sfida? Quante rotture abbiamo trovato? Madonna. In tutto questo Sigilip non ha fatto nulla, eh? Ha fatto solo un numero. Ragazzi, Corviknight e Pokémon della run, comunque. E anche Salamence, si è fatto Metallica da solo. Che bel team, però. Ora faccio lo screen. No, ho sbagliato. Mica, si è finito per la prima volta sto smeraldo. Oddio. Ma che easy. Ma quale easy. Ma c'è anche il rank. C'è anche il rank. Ah, dice anche totale delle battaglie. Madonna. Oh merda, che cazzo abbiamo fatto? Mamma mia. Oh, comunque tutto questo siamo al campione, ragazzi. Non l'avrei mai detto, eh. Però abbiamo il team distrutto. Che cazzo si può fare adesso? Ovviamente le cure a tutto il party ci salverebbe la Lock. Ma sono bandite. Capito, ragazzi? Questo è l'esempio, eh. Perché se mi metto a resuscitare tutti, anche solo adesso, dopo tanto tempo, ho vinto. A meno che non siate tutti tipi acqua, cazzo. Come Valles originale. Capito? Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Perché non conosce le Dark Horse, che ho visto comunque queste sfide hardcore Nuzlocke alternative, perché ho visto qualcuno non le sa. Questo è l'esempio perfetto. Perché salvo dentro? Magari mi trappo. Vabbè, faccio un sub rapido, via. Non è solo un test. Doveva esserlo.
Però beh, se vanno avanti a cazzo duro, io mi diverto, cioè, nel senso, si va avanti. Allora, cerchiamo di prendere gli strumenti che potrebbero servire. Qui clone comunque... Via, l'ultima possibilità al ginocchio di attaccare per primo, ragazzi. L'ultima possibilità. Col 20%. E magari missa, eh. Leftovers non serve più. Ma non si sa mai. Neanche Bab non ha tempo di boostarsi. E qui avremo gente all'85 probabilmente. Via, io provo a mandare il ginocchio, ragazzi. Provo a mandare lui. Wallace, guarda che cazzo di team si è portato qua. Ma quando mai ci hai visto così? Madonna. Così carichi, Dio Cristo. Meglio così, vediamo il campione che K ha e ci andiamo a modino. Lo so, però cazzo, guarda dove siamo arrivati. Senza il K, praticamente. Sì, con dei livelli in più si vinceva sicuramente, comunque. Non troppo diverso, ma c'era più battaglia, ragazzi, ovviamente. Voi mettete 10 livelli sopra. Dio santo. C'ha 6 Pokémon, tra l'altro, lui, eh. Ok. All'81. Sì, questi arrivano all'85, ragazzi. Iron Head super efficace. Quindi ritolgo 180. No, 160. Non so, non lo conosco sto Pokémon, non lo so che cazzo è. Forse è più veloce. Oh. Ragazzi, sono al 20%, cioè. Ci sono al 20%. Ma Mortar, Sunny Day e Bab? Quanta velocità c'è sta merda? Che poi sono più veloci per forza, perché sono... Guarda che distacco di livelli! Misty Terrain. Questo blocca i critici? Non mi ricordo che fa. Ah no, di mezzo le mosse drago e blocca gli strumenti tenuti. Maiala, ragazzi. Ma che bulky è questo oso? La Sylveon, tra l'altro, è una mossa molto forte, Dio santo. Grande Magmortar, porca miseria. Va bene se resiste, però non era detto. Non era detto per niente. Qui ci sta un Sunny Day, ma non lo faccio fuori lo stesso. Via, Magmortar ci lascia, mi sa. Ho fatto tantissimo, ragazzi. Guardate che cazzo di stacco c'era di livello. Mica, se sei più veloce di Bab c'è da preoccuparsi, eh. Forse un Carmike lo posso reggere. Grande, sono più veloci. Forse lo posso reggere. Entrainment, cos'è? Sweet Whale. Ma che ti serve, brutto stupido? Madonna. Sweet Whale che cazzo faceva, però? Non lo ricordo. Allora faccio bene a boostarmi. Minchia, se lo sapevo usavo calma... Usavo... Rifallo un attimo. Rifai un attimo il terreno, per favore. Ragazzi, comunque sono veloci con lui. Ci abbiamo due... Maiala. Due calmamente, guarda che danno si fa. Dio Cristo.
Allora, se continua a fare un abbaccio, ne faccio un altro, ragazzi. Siamo a più 3, mi sembra. Senza tracker, tra l'altro, è difficile capirlo, però. Ma si dovrebbe resistere, a meno che non sia fisico. Bastardone, qui siamo a rischio. Io mi faccio un più 6, capito? Mi faccio un più 6, Mi faccio un più 6, Non me ne frega niente. Perché, guarda, anche con più 2 non si toglie nulla. Bravo, bravo, continua, continua. Più 5. Sì, sì. Meno male, ragazzi. Meno male. C'era il merdone davanti. Madonna. Il più 6 di geloraggio. No. Il più 6 di di lanciafiamme. Ci togli niente. Ragazzi, si può fare. Dipende tutto da cosa cazzo appare. Io faccio psichico, non avrebbe switch on, sa mai. Psichico. Dio Cristo. Dio Cristo, se vi faccio fuori così, ragazzi, non so che cazzo può succedere. Madonna. Madonna, che cazzo. Questa è una delle leghe più belle. Jolteon, oh merda, lui è velocissimo, ragazzi. Mi sa che c'ho speed, Mi sa che c'ho speed tantissimo. E qui mi conviene andare di flamethrower, però. Questo mi sa che è quello più potente. Ha messo il più potente, ragazzi. Secondo me mi ho speed solo per il livello, ovviamente. Perché io 120 in velocità non ce l'ho. Lui mi sembra abbia... no, mi sa che c'è anche 130, tra l'altro. Se non mi ricordo male. Non ce l'ho mai io quella statistica lì. Dio Cristo, poteva fallì, ragazzi. Poteva fallì. Poteva fallì. Un 130 di velocità, ragazzi. Questo sarà difficilissimo da passarlo. No, comunque non la rifaccio, ragazzi, perché guarda dove siamo arrivati. Cioè, ma quando mai è successo una cosa del genere? Si è fatta una lega spettacolare. Ha messo il bastardo a 130 velocità e se no si vinceva, secondo me. Minchia. È finita, ragazzi. Non lo rifaccio, perché... Guarda dove siamo arrivati senza farming. Senza cap di livello. Comunque sappiamo che il cap è l'85, l'86, sì, è quello. Oh, mica, ma è tantissimo, È tantissimo, è difficilissimo allenare i Pokémon in queste sfide. Madonna. Kangol non andrà mai a fare l'OnlyFans al PC della Lega, della Sala d'Onore. Ha perso tutti i soldi guadagnati scammando la gente e finisce.